Ne vuoi una? Guarda Assolutamente sì. che dentro c'è una sorpresa, ti faccio vedere. Per fare questa ricetta prendo 400 g di ceci dal barattolo e li metto nel frullatore. Poi aggiungo 2 cucchiai di olio d'oliva. Aggiungo anche 2 cucchiai d'acqua. Poi aggiungo del pepe, 2 pizzichi di sale. E ora aggiungo anche della cipolla in polvere, oppure potete usare qualsiasi altra spezia che preferite. E adesso chiudo e frullo il tutto. Dopo pochi secondi noterete che il composto comincia a frullarsi soltanto a metà, e quindi prendiamo un cucchiaio e lo spostiamo così e continuiamo a frullare. Andiamo a controllare. Qua, perfetto, questa consistenza è perfetta. Come vedete, non è un composto né troppo liscio, quindi perfettamente frullato, però non ci sono neanche ceci interi, quindi una via di mezzo. Adesso vado a versare il composto in una ciotola. Beh, Diana, quali sono i tuoi legumi preferiti? direi che è abbastanza evidente, i ceci. Ah sì, anche i miei. Sì, perché sono così versatili, veramente si possono usare per qualsiasi ricetta, quindi sono perfetti, i miei preferiti. E i vostri fateci sapere nei commenti. A questo punto aggiungo anche un uovo, mescolo bene. E adesso aggiungo anche della farina, qui ho 30 grammi di farina di ceci. Mescolo bene. Beh, la farina di ceci si trova in tutti i supermercati, ragazzi, quindi. Bravissimo, sì, è veramente super reperibile. Ecco qui la consistenza finale. Allora, se notate che il composto risulta ancora troppo appiccicoso, troppo morbido, aggiungete semplicemente un cucchiaio di farina di ceci in più. Allora, direi che questa consistenza è perfetta e adesso andiamo a creare le nostre polpette. Quindi, come vedete, il composto non deve rimanere troppo appiccicato alle mani. Una volta fatta la nostra polpetta, non la lasciamo semplice così, ma guardate un po' che cosa ho qui. Qui ho delle olive verdi denocciolate e qui invece ho del formaggio spalmabile vegetale fatto in casa, ragazzi, facilissimo, soltanto con un ingrediente, cioè lo yogurt di soia. Ragazzi, se volete vedere questa ricetta, se volete che la lasciamo nei commenti, scrivete sì la voglio nei commenti qui sotto. Adesso schiaccio leggermente la polpetta per creare questa forma e vado a riempirla prima con del formaggio, così circa mezzo cucchiaino, e poi un'oliva al centro. Adesso la richiudiamo. Se necessario, prendiamo ancora del composto per chiuderla bene. Ed ecco qua la nostra polpetta è pronta. Bella, interessante, Adesso interessante. la mettiamo qui sulla teglia, ricoperta con carta da forno, e facciamo la stessa cosa per tutte le altre. Man mano che create le polpette, vi consiglio di tenervi da parte dell'olio per oliare le mani, in questo modo sarà più facile creare appunto le polpette. E quindi, come vedete, l'impasto proprio non appiccica alle mani. Ragazzi, questo formaggio spalmabile vegetale è davvero la fine del mondo. Dovete assolutamente farlo e provarlo e farci sapere ovviamente qui sotto nei commenti se vi piace. Guarda, guarda un po', siamo all'ultima. Tra l'altro che bella la teglia bianca. Di solito le vedo scure, bianca è proprio carina. È vero, è la prima volta che uso una teglia bianca, non so quanto durerà, vedremo. Quindi Diana, vengono 3, 6, 9, 12 12, polpette. 12 polpette, guarda che belle. Poi ovviamente dipende quanto le fate grandi o quanto le fate piccole. E in Esatto, base a quello cambierà la quantità. esatto. Esatto. E adesso? E adesso andiamo a cuocerle. Ora, prima di cuocerle, vado a spennellare un velo d'olio su ogni polpetta, così abbiamo una bella crosticina poi dopo la cottura. E ora sono pronta per infornare queste belle polpette a 190 gradi nel forno statico già preriscaldato per 20-25 minuti. Ragazzi, noi abbiamo sfornato le polpette, non vedo l'ora di farvele vedere perché sono eccezionali, ma nel frattempo ricordatevi di supportarci lasciando un mi piace a questo video e soprattutto condividetelo, mi raccomando, e se non siete iscritti ancora, fatelo subito e iscrivetevi alla nostra pagina. Se siamo qui oggi a proporvi tutte queste ricette è soltanto grazie a voi, quindi grazie in anticipo. Sei pronto? Io sono prontissimo. Guarda qui che meraviglia! Guardate ragazzi.
Che belle, Diana. Wow. Non vedo l'ora di vedere la sorpresa all'interno. La sorpresa, tra l'altro, guarda, sembra formaggio perché un po' qua è fuoriuscito il formaggio vegetale e sembra proprio un pezzettino di formaggio. Anche il profumo. Ah sì? Sì. Queste vanno mangiate rigorosamente con la maionese, la nostra è fatta in casa. Vado, non aspetto neanche un minuto. Vai. Com'è? Non ho preso l'oliva. Vabbè, però dai. Eccezionali. Sì? Buonissime. Gustosissime. Wow.